Nella scorsa puntata. Un nuovo inizio ha inizio dopo lo scorso inizio. Un inizio inizialmente buono, per il nostro camminatore. Che ripreso il suo cammino, sulla penisola iberica, passo dopo passo macina chilometri. Raggiungendo finalmente il suo punto di sosta, dove, con un'idea geniale, modifica la sua tenda, portandola da 2 a 4 cilindri. Ragazzoni miei, buongiorno. È da ore e ore e ore che ormai piove e non credo che smetterà molto presto. Sto aspettando un po' che si calmi, ma secondo me non si calma. Quindi niente, adesso mi preparo in tenda, sistemo il tutto e riprendiamo il cammino sotto la pioggia. Non è che c'ho tutta sta voglia, però. Ok. Mamma mia, che brutto tempo! Purtroppo l'unica cosa che non posso chiudere nella tenda è la tenda. Ragazzuoli, ok, sono pronto per continuare il nostro cammino sulla penisola iberica. E vabbè, dai, fa niente, iniziamo con la pioggia, ma va benissimo così. Ho visto un po' le previsioni e sì, in questa zona mette pioggia tutto il giorno fino a domani pomeriggio, quindi assolutamente non conviene restare qui. Dai, riprendiamo il cammino e vediamo che ne viene fuori. Andiamo. A me piace la pioggia fresca. Mi sono allontanato già di un bel po' dal punto dove stavamo prima, ma vedo che ovunque io vada piove, raga, ovunque. Cioè, guardate intorno a me, tutta pioggia, tutta pioggia. Spero di no, ma è capace che tutta la tappa sarà così. Centro abitato raggiunto. Ci stanno i balcuni. Non so se riuscirò a fare tantissimi chilometri oggi, raga, sono zuppo. Sarebbe bello trovare una buona struttura anche per caricare la roba, però vorrei risparmiare un po', quindi se non trovo niente di economico non veniamo in tenda, chi se ne frega, poi domani ricaricherò il tutto in qualche bar. Vedi che bei fiorellini. Metteteci un po' d'acqua. 2 vincelli, forse mi è andata bene, più o meno, diciamo così. Ho trovato una struttura a 30 euro, pochissimi, però mi devo fermare per forza perché tutte le pile completamente scariche. Non arrivo a domani e quindi sì, mi devo fermare e ricaricare un po' il tutto. Ma ciao piccoline. Ammazza raga, guardate qua. È in piena, porca miseria, ha raggiunto gli alberi e ha la faccia. E che ne so qua. Ok, sono in ascensore. Ok, fa notte, dai, è carina. Comunque, una ventina di chilometri,
Li abbiamo fatti, dai, ci è andata bene. Sono contento, non me l'aspettavo. Pensavo che ne avrei fatti un po' di meno. Che io quando cammino sotto la pioggia mi scoccio, raga. Ah, ma che rottura. E sto fondo è così. Adesso che si fa? Ma mi riposo, lascio ad asciugare un po' i vestiti perché sono veramente tutti bagnati. Anche la mantellina, pantalone e tutto il resto. Con la speranza che entro domani si asciughi il tutto. E poi riprendiamo il cammino speranzioso che ci sia un po' di sole, ma mi sa che anche domani il tempo sarà così. Ok, allora, ragazzuoli, questo è il mio bagno. Stavo pensando una cosa, dato che mi trovo, sono 2 mesi che dormo col lettino bucato, purtroppo ogni ora, ogni 2 ore mi devo svegliare, devo rigonfiarlo, quindi vi lascio immaginare come dormo la notte. Siccome comunque fa freddo e a parte questo non ci sono posti dove provare a vedere dove sta sto buco, io quasi quasi ne approfitto perché qui c'è una mini vasca, mo la riempio un po', ci buttiamo dentro il lettino e troviamo sto maledetto. Gira la ciocca. Che direi che può bastare. Secondo me non sarà semplice perché sarà un buchino mini mini mini. Qui ho già fatto altre 2 riparazioni, quindi sì, iniziamo dal giù. Vediamo se casomai è sempre nello stesso punto. Qua ce n'è un'altra. Vediamo un po'. Nel punto dove abbiamo già riparato sembra sia tutto ok. Il problema è un po' grande. Gemincelli, nada, per ora niente. Mamma mia, piccolissimo. È minuscolo. Lo vedete? C'è un buchino così piccolo. No, ce ne sono due. Tre? No, non mi dica che sono tre. No, ne sono due. Uno qua e uno qua. Porca miseria. E come li riparo? Ce ne sono di più, ce ne sono parecchi qua. Qui c'è il secondo. Eccole, no, vabbè, 3, 4, no. Non posso fare una mazza. Sono fregato, non posso sistemare i buchini perché adesso ho controllato e non ho più i cerottini per chiudere il tutto. Ne ho soltanto uno che non è manco un cerottino per il lettino. E volevo fare una cosa e praticamente sarebbe la protezione per le vesciche. Gliela volevo appiccicare su e poi metterci un pezzettino di questo materiale protettivo sopra per tenerlo incollato, però a questo punto ci sono 4, forse anche 5 buchini tutti in quel punto. È un bel casino. Devo comprare prima i nuovi cerottini e una volta comprati poi chiudere il tutto. Devo andare avanti così per un po', mi sa. Vabbè, arrivati a questo punto, dai, mi metto a riposare, approfittiamo del letto. E domani riprendiamo il cammino. A dopo. Ma diciamo che oggi non sembra male. Ha piovuto, non lo so, fino alle 5 di questa mattina.
Adesso sembra che un po' il tutto si stia aprendo. Speriamo bene. Vabbè, riprendiamo il nostro cammino, sono bello asciutto, carico. Che bello, dai. Andiamo. Stupendo, oggi mi piace. Guardate qua quanto è tranquillo il nostro caro oceano. Mamma mia, che bello. Che bello, 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 bello. Sono a 20 km percorsi e raga, lì in fondo sull'oceano si vede la pioggia che si sta avvicinando piano piano. Guardate là. No, si sta alzando anche un po' di vento, vediamo se riesco a camminare un altro po'. Sta diventando molto stressante questa settimana. Ok. Cioè, così. Sulla strada praticamente passano gli scarti e poi cadono dall'altra parte. Allora, sta iniziando di nuovo a piovere e non mi piace per niente, raga. Il tempo si sta guastando di un bel po'. Sinceramente sto cercando già un punto di sosta. Boh, non lo so. Forse mi sarei dovuto fermare qualche chilometro prima, perché adesso devo trovare un punto di sosta e a parte questo mi sa che la pioggia sarà bella sostanziosa. Bello, vediamo di qua cosa troviamo. Si scivola. Sto entrando in un boschetto, raga, dai, che forse troviamo qualcosa. Ho già un po' di alberi che mi stanno a riparare. E adesso è arrivata proprio bella, bella, bella bagnata sta pioggia. Vediamo di qua. Dove vado? Forse. Sai che non è male qua. Raga, che ne dite? Ragazzuoli, ce l'abbiamo fatta. Sta piovendo, non sembra, ma sta piovendo. Anzi, vi faccio vedere. Guardate lì in fondo, non so se vedete, ma è tutta pioggia. Questa è pioggia. Però stando sotto gli alberi, praticamente, sembra che non stia piovendo per niente, a parte quando tira un po' di vento che cadono tutte le gocce. Comunque, ci siamo riusciti. Ho piazzato la tenda. Come sta andando il telo? Molto bene, non so se vi ricordate, la scorsa volta abbiamo messo il telo direttamente incollato alla zanzariera e all'apertura, alla chiusura, sotto la pioggia è uno spettacolo, all'interno non si bagna per niente, sto ben rifugiato dal vento e quindi va molto molto bene, devo fare un po' di ritocchi, devo fare un po' di prove, dovrei perfezionare un po' il tutto e dare la giusta forma, ma non è adesso il caso, lo faremo quando avrò a disposizione un telo più grande e quando non starò sotto la pioggia, perché lo voglio fare con calma. Però dai, l'idea è
È molto buono, un po' alla chiusura della tenda mi causa problemi, mi sa che comunque sia una volta chiuso il tutto, riparato dalla pioggia, dovrò rimuovere il telo di plastica e riappoggiarlo subito sopra all'apertura se piove, perché non mi si chiude la tenda. Comunque dai, ce l'abbiamo fatta, un'altra giornata è passata, mannaggia, avrei voluto fare più chilometri, però va bene così, il tempo non è dei migliori, niente dai, oggi sostiamo qua in questo piccolo boschetto abbastanza tranquillo. Mi sono messo qui all'angolo così sono più riparato possibile dal vento e domani poi riprendiamo il nostro progetto sul perimetro iberico. Vabbè, con la speranza che anche questo altro video vi sia piaciuto, ragazzoni miei, non dimenticate di mettere un mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale. Spero di trovare più presto possibile cerottini per il lettuccio, così ritorniamo a dormire comodi. E due vincelli miei, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!